Fucking oh no 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 no. Adesso mi sono morto. Danilo! Ah, L'avete ok. finito sto gioco qua? No, pa, perché abbiamo deciso di mollare per comprare Battlefield. Bravo, pa. Dai, fatti fa le Complimenti. battute, Vai, vai, Madonna! sei andato a vedere che cosa è appena Madonna. uscito scritto sul nostro canale Scum, regole per la sopravvivenza. Non lo so, ma non penso sia una roba di... Se è l'undicesimo developer update, se lo può Apri, ficcare nel aprilo. culo. Aprilo. 16:55, mezz'ora fa. Apri. Fammi vedere, dai. Spero per te che sia valido a livello proprio, cioè te lo dico. Dove cazzo è? Perché io ce l'ho con sto coso, eh? Era l'ultimo posto. Sappio. Ah, l'ultimo, scusa. Stavo a vedere quelli prima. Ma non di Tomislav, Il sul trailer è nostro. uscito? Eh sì. Quando è uscito Wings of Fury, il trailer? Il trailer è uscito mo, mezz'ora fa. Ah, Ma mo è l'aggiornamento uscito! esce. L'aggiornamento si pensa che esca sabato. Ma magari, Dio cane. Magari volesse il cielo, guarda, se si riescono un attimo a svegliare, amico mio. Lui ancora con la Sabato? musica di Top Gun. No, no, ma l'ho La musica capito, di lo Top so, cioè, Gun. de delirio, delirio, cioè, sul serio possiamo Con la delirare. musica di Top Gun. Cioè, ma io spero che sto cazzo di aereo funzioni bene, perché prima appena lo trovo, se crasho, Dio buono. Ma stanno a fa, ma non ci credo che stanno a fa anche. Ok, bro. Conta che la Hanno fatto un 0.7... aggiornamento della mappa. Non lo sapevi. Quello lo sapevo pure No, hanno fatto un aggiornamento della mappa. Lo io. fanno. C'è il Sono delle. coso! C'è l'outpost! E sto 71. No, hanno fatto una modifica a livello strutturale delle montagne. Ok. Allora, airplanes, crop duster, airstrip location, dodge bite. Ah, infatti hanno messo le piste di atterraggio. Grazie a sto cazzo. Paracadute. Paracadute, nuova meccanica di paracadute. Response system funzionale di paracadute. Poi outpost, NPC traders, meccanica, general store harmony, economy system, in-game money, trading, changing money for service, NPC. Tutte, ne tutte. Una cosa che mi fa. Dove sta lui? Culo pa, ho trovato un'abilità di Perry che è completamente sballata. Completamente. Visto sto streamer che diceva stabilità è rotta per PvP. Lo sono andato a studiare, si chiama Perry Sacro, pa. Fai Perry da distanza. Guarda, pa. Va. Ah, scusa, devo mettere la live su Discord. No, ma una cosa che non ha un senso. Cioè, è proprio figo, figo, figo. Aia. È un po' diverso dal Perry di Dark Souls. Come tempi. Se ne va spesso in parzial Perry questo, bro. Ma troppo spesso se ne va in parzial Perry. Tomorrow alle 17, certo. On Direbbe sta cosa, player 2, player 2. Twitch. No, Non so se scusa. l'ha abbandonato, player 2.
mafia a tanti giochi. Una volta lo presentava lui, bro, la Giornata Eh di sì, una Spuma. volta era Non lui. è. Non ci prendiamo in giro. Ho capito, ma se non fai più contenuti, non fai più. Ah no, no, certo. Vabbè, io sto a ricominciare per ria tutti. Si è messo a giocare a Escape from Papà, e vede sul gruppo quanto può essere rotto sto tipo di Perry. Secondo me è rottissimo. Come fa? Vai a vedere sul gruppo il video che ho mandato come fa Perry sta abilità, sta weapon art, ti prego. Sarà un Perry senza senso. Guardalo, guardalo, pa. No, serio? Secondo me è no sense. Poi Ma ho io. capito, ma come lo usi un Perry a distanza? Devi calcolare il timing con la distanza. Guarda. No, la domanda è, una volta che tu lo perdi a distanza, però poi ti devi avvicinare. No, ma a distanza si intende un paio di metri in più di prima. Cioè, mi spiego meglio, ti faccio la stream, aspetta. Ovviamente Brody ha un timing di. Che è un inferno, però. Stai a vedere? Mentre mi lavo. Sì. No, no, no. L'hai visto, pa? Rotto, pa. Rotto. Ah, no, un po' dopo. Un po' dopo, ok. Ok, questo è Dark Souls la Perry. Ok. Se masteri sta abilità, fai quello che vuoi in sto gioco, bro. Se masteri sta abilità è la fine, proprio. Dopo volendo ci messo ancora qualcosa, tanto è presto, sono 5 e mezza. Non calcio. No, bisogna soltanto capire i tempi, perché alcune cose non si possono perriare dalla distanza lontana. Vedi, questo è tutto partial parry, questo di Stoffamo. Sì, perché non gli fai il parry quello a Esatto, erba, si chiama magari lo partial passa. parry. Oh, gli affondi si possono schivare in teoria. LOL. Studiamolo, studiamolo. Bene, così. Ok, ti devi studiare la distanza. Ma la questione è che da distante la gente non ti viene ad aggra così. A me mi Sì, sembra più. invece sì, come no. Ma da quella distanza voglia. Da Da lì. così, va. Che devi fare così, va. Devi pigliargli il tempo.
Come? Cioè, mi sembra quasi più facile fare il parry normale. Cioè, nel senso, sei più No. vicino, hai più, diciamo, consapevolezza di come sta andando la cosa piuttosto che da lontano, magari. Basta capire come si muovono, bro. Tutto Però là. vabbè, questo come, papino? Dimmi. come mai hai messo la La Moonveil? lo scudo? Ah, perché solo sullo scudo per adesso questa qua. Il parry normale non ce l'ho. Centimetro. I lancieri sono più difficili rispetto a prima. Come va? Ma vero? Potrebbe essere qualcosa di brutale. Senti subito, ha visto le potenzialità. Secondo me c'ha delle grandi potenzialità pa' sto coso, se impari, cioè. Devi solo imparare a più i tempi. Ah. A non prendere perle, cioè dai. Cioè, che paradossalmente se gli stai appiccicato a boss non lo fa. Cioè, quella è la cosa che è un paradosso. Dai bro, li sto umilia questi, to. Che mi deve fare questo, bro? Dai. Mo li riprendo, bro. Sto farmando praticamente, sto studiando e farmando. Mando qua le anime. Chi è? Chi è? Ti agita. Che deve fare questo, va? No, ma se masteri la distanza di questo è finita. Sì, ma contro un boss o contro la magia? È la stessa identica cosa. Contro la magia è solo 3 volte più difficile. Per quanto riguarda i boss, alcuni boss cannot be parried. Per quanto riguarda il PvP, tutti possono essere parriati. Faggio, guarda un secondo la live. Ti odio. Partiamo da questo presupposto, dopodiché.
Non sono da live e ti mostro una cosa. Stai farmando lì? Sì, però mi sto studiando i parry a questi a distanza. Che è questo? È l'abilità nuova, parry a distanza. Cioè. Mo' per esempio questo qua è il più difficile perché gli si infila sotto. I cosi i cavalieri li fai sempre, li fai, amico mio. Costantemente proprio. Gli lancieri sono un po' più complessi. Sì, però sono più complessi i lancieri. Perché hanno un timing diverso, i cavalieri sono stronzata, cioè. Raga, prendete pazzischi, vogliamo andare a far gigante? Sì. Mi rivio le anime e piazzo due perri. Gigante di fuoco, ah, e pace non lo deve ancora fare? Serio? Beh, push o no? Sì. Muori, coglione. Ok, andiamoci a fare il gigante. Base della forgia. Il segno là davanti. Sì, bro. Sempre ricorda di devi aggirare la roccia dove sali, dove spawni sotto, e devi salire sotto. Oh Paolo, per esempio, come si dice? I giganti non sono perriabili di solito, capi? Ah, per quello ti dicevo. No, non tutte le cose sono perriabili. Qua di boss tantissimi sono perriabili, però di solito i giganti non lo sono, ma questo qua non penso lo sia. D'altronde come fai a deflettere il colpo di un gigante, dai? Io ti defletterei un gigante sul naso. No. Run. Run! Fossimo degli ammazza giganti immortali. Ah, devo mettere la password. Ti ho mai buttato qualche struzzo. Spero ti stanno evocando.